ありがとう。さよなら。エリサのこと好き。この男殺す。ソードアートオンライン。メモリーデフラグ。Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dark Knight, ed eccoci di nuovo qua su Memory Defrag. E signori, sono arrivati un po' di banner gratuiti, un po' di roba nuova su Memory Defrag, perché appunto è uscito l'anime. Spero abbiate visto il primo episodio, davvero qualcosa di spettacolare. E che dire, quindi hanno fatto delle nuove campagne qui su Memory Defrag e cercherò comunque di farvi uscire lo stesso video di Memory Defrag, anche se adesso stiamo trattando di più Licoris. Saranno dei video un pochino più cadenzati, quindi non vi aspettate che subito dopo che esce il banner arriva il video di Memory Defrag, perché prima di tutto diamo la priorità a Licoris e poi dopo comunque ogni tanto uscirà anche qualche video di Memory Defrag. Allora, che cosa è uscito di nuovo? È uscito il banner questo qui con un po' di gente, con le casse 1-11, anche se qua puzza sempre di fregatura il gratuito. Poi dopo abbiamo quest'altro banner che non ho la minima idea di cosa sia, altri personaggi, però vedo un bel po' di crossing qui. E poi abbiamo lo scout delle armi per giunta, qui abbiamo di tutto proprio, di tutto. E infine il colpo grosso. Il colpo grosso che è questo banner che praticamente è garantito, perché c'è praticamente un 6 stelle garantito ogni step. Quindi se voi spendete tipo 750 prendete sicuro 3 6 stelle. È vero che sono comunque, diciamo, personaggi un po' vecchi, però comunque possono sempre tornare comodo. Sinceramente a me tornerebbe comodo anche trovare un doppione, perché a King Crystal ne servono sempre. Ne servono sempre perché personaggi 6 stelle da portare al 100 è sempre dura. Comunque, allora, partiamo da sinistra verso destra, ok? Partiamo da qua. Allora, la cassa 1... Ah, io avevo già il per 1. Cioè, ero già stato sfigato prima ancora di fare il video. Va bene, però almeno adesso facciamo il per 11. Tiè, beccati il per 11. Oh, è un bel niente. L'avevo detto io che c'era puzza di fregatura in questo gratuito. Guarda, guarda, avevo la fregatura. Volevi... Ho trovato un po' di 3 stelle almeno, dai, di 3 stelle. Uff. Ok, quindi primo banner una fregatura. Ma io voglio vedere adesso, scusate, ma la percentuale di questi banner, no? Perché io sono sempre così sfigato? Ma sono io... Allora... I 6 stelle qua, oh mio Dio, 0, 0, 0, troppi zeri. Comunque i 6 stelle hanno 1%. 1%. Ecco perché, no, non ero io allora. Ok, non ero io, va bene. Vai, secondo banner gratuito. Ah, queste tutte le casse, io ho già trovato un per 10, quindi vabbè. Apriamo questa. Tanto ormai è il per 8, buono. È un bel niente anche qua. Che ti sorridi a fare, Argo? Che ti sorridi? Maledetta, oh. Guarda, un bel niente. Di nuovo altri 3 stelle. E ora... Ah, abbiamo ancora le armi. Abbiamo ancora le armi. Che sarà un'altra fregatura, immagino. Ho trovato già un po' di roba, vabbè. Proviamo questa. Dai. Per 11. Per 3. Ma che tristezza, il per 3. Guarda che belle armi, guarda 2 stelle proprio. Allora, che dire, facciamoci quest'ultimo banner, il garantito. Anche perché, vi devo dire la verità, tutti i banner che sono usciti finora non mi hanno mai dato niente di, non so, di speciale. Sempre un po' deluso, tutti i banner. Quindi quasi quasi il garantito fa per me. Però non voglio ovviamente buttare 750 nel cesso. Farò soltanto lo step 1, ok? Uno step, 250. Poi dovrò recuperare anche un bel po' di diamanti. Finirò sotto 800 probabilmente, madonna. Speriamo non facciano uscire le ragazze in bikini subito, ma penso di no, penso ci vorrà ancora un po'. Quindi che dire, dai, facciamo un giro, un roll, un giro. Allora, ci vuole più di uno, perché vabbè, uno è garantito. Argo, devi buttarmi, oh, dai, stelle proprio, stelle. Però io voglio tante stelle, cioè, mica solo una. Oh, subito, esce subito. Attenzione, oh. No, cos'è? Ah, è 5 stelle. Ci avevo creduto troppo. Sì, io comunque dicevo a King Crystal, ma non quegli a King Crystal. Sono proprio sfigato, eh. Comunque, vai, vediamocelo tutto questo banner.
fa un bel niente. Uff. Questo sarà un video comunque molto più veloce, molto più tranquillo. Spero comunque che vi stia piacendo la serie su Licoris. Ci diamo davvero dentro adesso. E che dire, io spero anche che su Memory the Frag almeno esca qualcosa di strepitoso. Fra un po' magari, visto che ho speso 250 per sto banner tarocco. Oh, ma sono tutti tarocchi sti banner comunque, bestiale proprio. La fortuna è che almeno un 6 stelle è garantito. Speriamo bene. Va bene, Silica, vai vai, continuiamo. Ma, cioè nel senso, ma sti poveracci a 2-3 stelle, ma... Non so, qualcosa di utile faranno prima o poi, boh. Cioè potrebbero anche fare tipo il banner che ti esce soltanto dal 4 stelle in su e basta. E i 2-3 stelle tipo no, non li voglio, cioè. Tanto alla fine con tutti sti pezzettini di Hacking Crystal. Questo cos'è? Altro 3 stelle, guarda. Eccola, eccolo, sapevo che c'era Largo Spotter. Mi guarda, guarda. Dai, mi ha pure dato le stelle, che canaglia. È arrivato il momento, è arrivato il 6 stelle. Queste 6, dai. Alice con la benda. Un altro personaggio Oli. Oddio, io credo. Ah no, è Terra. Ma aspetta, ma chi è questa? Ma è quella... Sapete che non me la ricordo? Proprio non me la ricordo, ma è quella Crossing, no? Ma chi è? Ma Alice, ma almeno tu fai Crossing, fai qualcosa, non lo so. No, Bocciuta? Mi sa di no comunque, perché sennò avrebbe tipo lo skill slot per l'MP Link o per qualcos'altro. Wow! Ho trovato un Alice inutile, quindi mi stai dicendo questo? Wow, bellissimo banner tarocco, grazie. Quindi ora sapete perché questi banner sono sempre una fregatura. Va bene, dai. Abbiamo buttato 250 MD nel gabinetto. Meglio che torniamo su Licoris, va? Me ne torno su Licoris, guarda. Aspettiamo che esca qualcosa di decente e ci vediamo alla prossima. E da Dark Knight è tutto. Ciao a tutti.